se Pizarro è recuperato e in caso di calcio di rigore, se hai già deciso il rigorista e se si può sapere chi eventualmente batterà il calcio di rigore A calcolando. priori si dice. No, Pizarro si sta allenando bene, credo stia bene, ora è da capire, da valutare da parte mia se è il caso di farlo partire dall'inizio, considerando che ci potrebbero essere anche eventualmente i supplementari, e capire se può tenere innanzitutto i 90 minuti e fare una scelta se adoperarlo dall'inizio o partita in corso, insomma, però a disposizione. Rispetto ai calci di rigori, a posteriore è sempre facile, quando ha tirato Babacar dicevate che doveva tirarlo Diamanti, ha tirato Diamanti e doveva tirare qualcun altro. Ci abbiamo i rigoristi, ci abbiamo qua uno presente che purtroppo l'altro giorno non era in partita, che però l'ha sbagliato anche lui, poi ne ha fatti due a Roma in condizioni particolarissime, no? In Europa League, quindi vediamo di partita in partita, ma Gonzalo è uno dei rigoristi. Salve mister, il momento che sta vivendo il Fiorentina ultimamente, l'uscita in Coppa Italia, il terzo posto che si allontana dopo le due sconfitte, mette più pressione sulla squadra o carica la squadra visto che l'Europa League è l'unico grande obiettivo che ancora ha alla portata? Ma io vorrei innanzitutto, credo che carichi, no? Perché abbiamo un gruppo molto unito, molto determinato e anche qualità. Però nel nostro cammino, sia in Coppa Italia abbiamo incontrato e eliminato la Roma, che la Juventus che stravince da 3-4 anni il campionato, quindi probabilmente era la più forte e non era così scontato il passaggio del turno. In Europa League abbiamo incontrato la Roma stessa, che vale lo stesso discorso, abbiamo incontrato il Tottenham. E quindi questo ci ha permesso di perdere qualcosina in campionato. Adesso noi siamo determinati a giocarci questa partita per dare una soddisfazione a noi stessi e a tutto l'ambiente fiorentina e poi proveremo a fare il campionato, ma non è detto che ad oggi, anzi io penso che ad oggi sia stato fatto un grande lavoro, soprattutto dalla squadra.